Precise. Io direi che possiamo cominciare, quindi iniziamo subito dal nostro salottino. Raggiungo Luca Renzoni e l'amministratore delegato di Extra Energia. Eccomi qua. Bene, eccoci qua. Parliamo di smart living, di città smart. Proviamo a capire anche se il nostro territorio è abbastanza smart. Intanto, Piazzi, quando si dice smart living, città smart, a cosa ci stiamo riferendo? Che significa? Significa che c'è una nuova frontiera ormai che si sta consolidando di utilizzare tutte le nuove tecnologie per rendere la nostra vita da una parte più comoda e più semplice, dall'altra per rispettare al massimo, diciamo, per diminuire i consumi, spendere meno e rispettare l'ambiente. Queste sono in estrema sintesi, diciamo, i punti cardinali di queste definizioni. Smart living è più dedicato alla vita privata fondamentalmente, come si vive in casa, quali sono le tecniche per risparmiare utilizzando degli oggetti e degli strumenti e delle tecnologie semplici. Smart city, diciamo, è riferita, diciamo, fondamentalmente a come possono vivere più intelligentemente le città. Milano, classifica recente, la città più smart d'Italia, Firenze è al terzo posto, l'ha recuperato rispetto a una classifica di un anno fa, era quarta, poi è tornata al terzo posto, quindi viene da dire, insomma, che non siamo messi malissimo. Una società come la vostra in che modo può aiutare una città, un territorio a diventare smart o più smart? Intanto facciamo una grande opera di formazione rispetto alle giovanissime generazioni che sono educatrici anche delle generazioni più vecchie, quindi abbiamo fatto grandi progetti di educazione dei bambini delle scuole elementari e medie, quinta elementari, prima, seconda e terza media, per una vita in questo senso molto attenta all'ambiente e al risparmio energetico, e già questo è un contributo molto importante, anche nei prossimi anni proseguiremo in questa campagna. L'altra cosa è che noi siamo molto attenti, diciamo, a consigliare i nostri clienti nei nostri store, perché abbiamo aperto tanti store in Italia e ovviamente anche in Toscana, tutta una serie di tecnologie che con gesti semplici e con pochissima spesa, anzi con risparmio di costi, si può che spinge le famiglie a consumare molto meno. Fa un esempio che magari qualcuno lo prende anche come Cambiare per esempio le vecchie caldaie con le caldaie a condensazione, dove si risparmia rapidamente, diciamo, il 25-30% del consumo, ne beneficia l'ambiente, ne beneficia il portafoglio della famiglia che usa una caldaia a condensazione. Le vecchie caldaie vanno cambiate il prima possibile e in un tempo anche molto breve c'è il recupero del costo dell'acquisto della nuova caldaia. Extra ha radici ben piantate in Toscana, lo sappiamo perché sì. qui nasce, qui ha le sedi principali, però serve un territorio che è molto vasto ormai in tante regioni d'Italia. Come si coniuga questa dimensione aziendale con la necessità di rimanere vicino al territorio, alle famiglie, alle persone che in un certo senso chiedono a una multi-utility talvolta anche di essere orientate, no? Nella scelta del fornitore? Questo noi lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto, è vero, siamo diventati grandi, siamo diventati un'azienda ormai di livello nazionale, però teniamo molto ad avere un rapporto forte con i territori, ovviamente i territori dove siamo nati, in sostanza la Toscana. Poi abbiamo fatto una grande alleanza con un territorio marchigiano, siamo in Umbria, siamo nel Lazio. Che è freschissimo quello freschissimo, marchigiano. Questo, esatto. E beh, il consiglio alle famiglie, tutti i nostri consigli, eppure pur vendiamo gas ed energia, converrebbe non dare consigli di risparmio, invece noi abbiamo invertito questa logica, vogliamo tenerci vicini i clienti invitandoli ad avere un uso dell'energia intelligente per risparmiare in famiglia, ma per risparmiare, diciamo, complessivamente come inquinamento, che è un fattore che interessa tutti. Certo. Allora, insieme a Legambiente, qualche giorno fa avete presentato la nuova edizione di Energicamente, il progetto che ha come, diciamo, uno degli obiettivi, si è proposto di avvicinare gli studenti alle diverse dimensioni dello smart living. In che modo? Beh, allora, intanto, continuando a lanciare questo messaggio che facciamo già da molti anni verso le scuole, come dicevo prima,
ma questa volta con un progetto un po' più ambizioso, utilizzando anche, diciamo, la cultura digitale, cioè abbiamo elaborato una piattaforma da sottoporre a questi studenti che dovranno rispondere a determinati quesiti in maniera estremamente divertente, invitante, in modo da formare contestualmente lo studente e la famiglia dello studente. Dovranno rispondere a dei quesiti, a dei percorsi, a dei labirinti. Insomma, certo. Ci sono degli esperti che hanno elaborato, diciamo, tutta una serie di percorsi formativi, chiaramente. Percorsi formativi. Quindi, però facendolo attraverso la cultura digitale, cioè attraverso la connettività generale, certo, il computer e così via. Quindi non più, e quindi coinvolgendo i bambini imparano correttamente a utilizzare il computer, a utilizzare la connettività correttamente, a non rimanere, diciamo, prigionieri solo, diciamo, delle chat o qualcosa del genere, ma far vedere che questi strumenti sono un elemento di connettività e di crescita collettiva sul risparmio energetico e sul rapporto tra nuove e vecchie generazioni. Perfetto, allora io mi sposto nel nostro, diciamo, punto collegamento. No, tu mi vai al centro. Io mi sposto nuovamente nel salottino, perché qui dobbiamo ancora parlare di questa tematica molto importante relativa appunto allo smart living. Ecco, una curiosità. Prego. Ma essere smart significa anche appunto consumare rispettando però quello che è l'equilibrio dell'ambiente? Sì, i consumi ovviamente sono inevitabili, le società moderne continuano a richiedere consumi di energia molto rilevanti, quindi noi abbiamo un problema da quale fonte ricaviamo l'energia, quindi ad esempio Estra si è misurata nel passato, ovviamente ha venduto gas che è una fonte energetica tradizionale, ma si è impegnata fortissimamente anche nelle rinnovabili, questa è un elemento che caratterizza, diciamo, l'attività di Estra. Le dico, dall'ultimo bilancio di sostenibilità dell'azienda, 100% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, il bilancio ambientale fa registrare 7.880 tonnellate di emissioni di CO2 evitate. Un'attenzione che nasce da quello che ci stava dicendo, quello, ma che risponde quello, anche, come dire, a una domanda più sensibile? Allora, noi intanto incrementiamo questo elemento di domanda di risparmio energetico e di energia pulita, e ovviamente, siccome non è possibile pensare che tutta la filiera delle, diciamo, che richiede energia possa essere fatta con fonti rinnovabili, con fonti rinnovabili, perché non è sufficiente oggi, c'è un grande tema in relazione, diciamo, allo storage, cioè a come si può accumulare energia prodotta da fonti rinnovabili per utilizzarla nel momento in cui non c'è il sole o non c'è il vento e così via. Questo è un tema di grande attenzione, a cui noi dedichiamo, come dire, ci aspettiamo nei prossimi anni di vedere dei grandi sviluppi e siamo molto attenti. L'altra cosa, un po' più banale, ma che è estremamente importante, è la regolazione dei consumi e che tutti i consumatori siano consapevoli del consumo che fanno. Per questo stiamo facendo una campagna molto forte per il cambio dei contatori e come dire, produrre e mettere a disposizione dei clienti dei contatori intelligenti che comunicano, quindi via internet, al gestore della rete, sicuramente che siamo noi, ma anche allo stesso consumatore esattamente che tipo di consumo fa, quando lo fa, per come lo fa, in che fascia oraria lo fa e così via. Quindi questi sono tutti, come dire, meccanismi, espedienti che consentono veramente un consumo intelligente. Abbiamo bisogno di grandi quantità di energia, ma questa grande quantità di energia deve essere governata, misurata e consumata intelligentemente. Quindi una città che vive, diciamo, secondo il modello smart living, o una famiglia che vive secondo, diciamo, il modello smart living, deve stare molto attenta a questo, e non è difficile farlo. Se abbiamo la strumentazione, abbiamo un soggetto come Estra che può accompagnare le famiglie, diciamo, in questo cammino. Un paio di accenni anche alle iniziative sociali della multi-utility. Non basta nella società della comunicazione, no, stare, come dire, dall'altra parte del tubo ed erogare alle famiglie. Ad esempio c'è un progetto come quello che si chiama Extra Sport Club. Sì. Per fare che cosa? Che cos'è?
Ma Extra Sport Club è una grande attenzione verso le giovani generazioni che si avvicinano allo sport. L'attività sportiva sin da bambini è un elemento che a noi piace molto. Certo, abbiamo anche sponsorizzazioni di grandi squadre, ad esempio come la Fiorentina, ci interessiamo, e lì però questo è... Che non vi sta regalando grandi gioie. Cercate di illuminarli un po', illuminiamoli ancora un po' meglio. Ma questo non abbiamo preso la briglia, puntiamo a fari. Però al di là di questo, dei grandi sport che sono da tutti conosciuti, a noi piace molto invece... facilitare l'accesso allo sport delle giovanissime generazioni, anche agli sport meno conclamati, meno conosciuti, e che invece sono molto importanti perché fanno parte del corretto, stare in una società che educa i bambini non solo all'apprendimento della storia, della letteratura, del mondo che li circonda, ma anche all'educazione fisica. Banalmente educazione fisica, è un vecchio termine ma che richiama veramente, ha un forte richiamo, quindi gli sport minori noi li sosteniamo con grande impegno. Vi siete anche occupati di digital device con il progetto Anch'io uso internet, dedicato un po' ai nonni, no? Per farli imparare l'uso di internet, ma come hanno risposto? Benissimo, è stata accolta molto bene, ancora siamo sempre in una fase sperimentale, però devo dire che gli ultra 65enni hanno risposto a questo nostro progetto con molta attenzione. Riteniamo che ormai, proprio perché per vivere in una smart family fondamentalmente, e siccome della famiglia fanno parte integrante i nonni con grandi funzioni sociali, certo, no? Di copertura di fasce orarie, per cui e il padre e la madre non riescono a coprire la cura dei bambini, i nonni sono assolutamente indispensabili, ma non li possiamo relegare in un angolo che servono solo, li dobbiamo continuare a far interagire, e ovviamente la digitalizzazione di queste età sono molto importanti. Verissimo. Che fai? Noi ringraziamo il dottor Piazzi naturalmente per quello che ci ha illustrato. Non si alzi, rimanga lì dove ci alziamo noi, continui a seguirci dal tazzalottino, e fra l'altro anche il posto più comodo dello studio. Grazie, insomma. Grazie. Luca, dopo vieni di lei, come...